Forse le vedremo un giorno sprintare verso la medaglia d'oro ai mondiali. Intanto le ragazze della nazionale di ciclismo dell'Afghanistan, bici in spalla, si vanno ad allenare seriamente. Una ventina di atlete guardate con un misto di sospetto, sdegno, ma almeno per qualcuno, magari di nascosto, pure con un po' di complicità. Niente burka, si impiglierebbe tra raggi e catena. Occhi e orecchi attenti ai consigli dell'allenatore. E poi si parte, a mulinare rapporti nelle desolate lande fuori Kabul. Devono allenarsi quasi di nascosto, perché rischiano grosso. Gli automobilisti le insultano al loro passaggio. Una di loro fu addirittura buttata fuori strada da una moto. Eppure non mollano. Vogliamo dimostrare alle donne che vivono lontano da qui che noi afghane possiamo farcela, dice Zara. Non vogliamo più starcene rinchiuse in casa. Che sia nello sport o nello studio, vogliamo metterci alla prova. Non vogliamo più essere imprigionate come sotto i talebani. Ovvero vivere senza nessuna possibilità di andare a scuola o esprimersi in pubblico, figuriamoci fare sport. Queste ragazze invece ci stanno mettendo l'anima, conferma coach Sadiki. Si impegnano più degli uomini, dimostrano un vero interesse per il ciclismo. Qui in Afghanistan i diritti delle donne sono limitati, per questo colgono ogni opportunità per uscire di casa con grande eccitazione, energia ed entusiasmo. Doti della gioventù, dato che sono quasi tutte sotto i 20 anni, età intorno alla quale in questo paese in genere ci si sposa. E lasciare un marito a casa per andare a correre in bici sarebbe quasi un sacrilegio. Per cui Sadiki deve spesso ricominciare da capo con le nuove leve, ma lo stesso si possono fare grandi cose quando si ha lo spirito di Malika. Se sei una donna hai molte sfide davanti, dice, ma noi vogliamo metterci alla prova a ogni costo. Hanno cominciato a gareggiare nelle competizioni continentali con buoni risultati. Ora il sogno del mondiale non pare più un traguardo impossibile.